ora piangi per me. Ho avuto volutamente o disgraziatamente due mogli. Una ci ho vissuto 2 anni e ci ho fatto 2 figli, un maschio e una femmina. E poi, visto e considerato che il rapporto non poteva funzionare, io sono scappato. E poi, quando è arrivato il divorzio in Italia, ho avuto il divorzio e, sempre lavorando nel cinema, ho incontrato mia moglie attuale, di cui la pensava all'antica come la prima moglie. Però sono riuscito a dominare, perché io ormai avevo acquisito una certa esperienza della vita, e allora mi sono imposto e fargli capire che non era giusto ciò che lei mi imponeva. Non per questo mi avrai, nel passato lo sai. Se vai in Sardegna, per esempio, prima che abbordi una ragazza ci passerà un secolo. Ma tu c'hai anche l'intenzione o c'è solo la simpatia? Beh, io so la simpatia e c'ho pure l'intenzione. Non potevi fare delle cose extra come fai adesso. Tu vai a casa adesso, mangi, c'hai la moglie, i figli, dici vabbè, io esco con un amico, mi vado a fare una passeggiata, ci beviamo una birra e poi ritorno. E tua moglie è sicura, tranquilla, perché ha fiducia del suo partner e ti lascia andare. Tu invece vai un'altra strada, c'hai l'amica che ti aspetta e te ne vai. Questo succede a Roma, faccio io. questi 2 mesi no, ma adesso non muovo di tutto, ho degli anni, poi mi vergogno, ho figli grandi, e allora mi vergogno. La seconda moglie è romana, è di Trastevere, è una donna di carattere, e lei capisce subito al volo se io sto per combinare qualche cosa extra coniugale. Una volta almeno ora tocca a te. Oggi naturalmente queste persone non mi risultano, non li trovo, ma se mi chiamano a fare un film e trovo tutte delle cose diverse, tanto devo incominciare, trovo magari un attore nuovo che questo già si vede di essere un Alberto Sordi, che non sa manco dire le battute, non ha manco memorizzato ciò che il regista gli ha dato. Vanno a orecchio così, oppure col come si chiama? No, non è il rullo, è un cartello. Cartellone che ci sono scritte le battute, domande e risposte, capito? Quindi praticamente leggi lì, però devi avere l'occhio, in modo che la macchina della ripresa non ti riprenda che tu stai leggendo. Devi avere l'occhio e cercare di guardare di svincio così, in modo che tu leggi e reciti che c'hai l'attore o l'attrice che ce l'hai da questa parte. A me mi è successo una volta in un film che dovevo baciare l'attrice, una francese, Dominique Boschero si chiamava, che non ricordo il titolo del film. E io, quando è finita la scena, io mi ero allontanato e col fazzoletto mi pulivo la bocca. Mi ricordava questo rossetto che metto, che mi era rimasto tutto nella lingua dappertutto, perché la scena era... Non mi ricordo il titolo del film, ma Dominique Boschero, che voi non l'avete conosciuta, era una bella ragazza. Dalle nostre parti diciamo se va buono o va schifo, solamente lo sai Dio. L'uomo non si deve mai stancare di corteggiare una bella donna, o brutta che sia, perché a parte il fatto che donne brutte non esistono, le donne in qualsiasi modo le guardi hanno sempre qualcosa di bello, no? E vote sta facci salarata! Amorunnuzza, me la voglio fare! A Mario dicesti! E cute piglia giù allora per mogliere! Quindi l'uomo deve sempre saper reagire, sempre avere l'autorità in mano della situazione, che non gli sfugga di mano, perché se gli sfugge di mano è il momento che si mette le corna da solo, capito? Ne conosco una. La mia ultima avventura, che è finita da 2 anni, io ho perso il senso dell'amore, perché, cioè, non è l'amore, c'era, era grande, era un'ossessione, non potevo stare lontano, però non mi ero reso conto che questa la sera usciva e andava in giro con altri a cena e poi andare in albergo a farsi i cavoli suoi. Quando l'ho scoperto, certo, sono rimasto malissimo, perché per un uomo è una delle grandi delusioni che possa regalarti l'amore.
era un tradimento per me. E lei no, per lei è stata una fortuna, perché lo so solo io. E non te lo dico, te lo dico con mai sfetto. A mia moglie gli ho voluto bene, ma non questo amore che sentivo in questo secondo incontro. E la tua moglie lo sa? L'ha saputo quando lei mi ha lasciato, perché lei per vendicarsi telefonava a casa e ha raccontato tutto a mia moglie. E mia moglie tuttora me lo rinfaccia, ogni litigata mi rinfaccia di questa persona. Attento che non ci sia e non fa con te questa cosa. Una volta mi dovrà toccare, piangi pure se vuoi, non per questo mi avrai, nel passato lo sai, non si può tornar mai.